Vorrei parlarvi del libro scritto da Bernardo Zannoni dal titolo 25, edito da Sellerio. 25 è l'età dei personaggi presenti all'interno della storia. Il protagonista Gero, diminutivo di Geronimo, è un giovane alla ricerca del proprio posto nel mondo, del proprio obiettivo da perseguire, che gli consenta di ancorarsi alla realtà, dell'esistenza e di effettuare il passaggio al mondo dell'età adulta. Così i suoi amici, ciascuno a proprio modo, tradisce un'inquietudine. Per esempio, Amon traspone questa incertezza, nel rapporto affettivo che ha con Isidora. C'è poi Tommy. Tommy è il giovane che tra tutti adotta la scelta più tragica, ossia tenta il suicidio. C'è Martin. Martin lavora in un mattatoio, ha una relazione con la giovane Berta che a breve darà al mondo una coppia di gemelli. Martin scomparirà per un certo periodo di tempo. All'interno della storia, l'unico personaggio stabile, o meglio quello che rappresenta il mondo dell'età adulta, e quindi la stabilità dell'età adulta, è rappresentato da zia Clotilde, ossia la zia di Gero. Perché leggere questo libro? Perché è scritto bene, in modo surreale, e perché racconta le difficoltà della generazione contemporanea. In un certo qual modo questi giovani potrebbero essere inseriti nel girone che Dante descriveva così bene, ossia quello degli ignavi, di coloro i quali vivono la propria esistenza con indolenza, senza l'assunzione di nessun tipo di responsabilità. Per questo motivo consiglio la lettura del libro 25, scritto da Bernardo Zannoni ed edito da Sellerio.